Non è ancora l'alba che la neve ha già imbiancato Treviso. Le immagini postate sui social sono dell'ex consigliere Enrico Renosto. La calma prima del risveglio della città e il dover fare i conti inevitabilmente con le difficoltà di spostamento. Non una fugace spolverata, ma una nevicata in piena regola, seppur dispersa poi dalla pioggia. Centro città ben presto sgombro, vie principali del capoluogo sostanzialmente percorribili. Questo è il put di prima mattina, qualche problema in più sulle vie secondarie. Dalle 3 di questa mattina avevamo 6 mezzi impegnati nella distribuzione del sale. Ovviamente poi la nevicata è stata copiosa, quindi in alcune zone è stato necessario ripassare più volte, c'è stato qualche piccolo disagio. C'è da dire che anche l'utilizzo degli spazzaneve era limitato, perché essendoci pochi centimetri di neve era praticamente inefficace l'utilizzo delle lame. Abbiamo però fatto un buon lavoro di distribuzione del sale. Al punto tamponi all'ex dogana in coda sotto la neve. Chi è in auto tutto sommato riesce a riscaldarsi, la peggio ce l'hanno gli operatori. Anche oggi con la neve e col vento siete qua? Ah sì! La gente non manca e noi siamo al lavoro. Abbiamo gli operai che stanno buttando il sale e stanno liberando il tendone, per cui siamo a posto. Neve che ha causato ritardi al traffico ferroviario tra i 30 e i 90 minuti sulle linee di collegamento tra Treviso con Udine e Vicenza. Via via in giornata il manto bianco è andato scomparendo, ma rimane l'allerta per le prossime ore. Adesso sta piovendo e quindi di fatto il problema si sta risolvendo da solo. Nelle prossime ore però noi siamo pronti con i mezzi ad intervenire.